puntata della rassegna Replay, quarta e ultima puntata, venerdì 27 luglio 2012. Alessia condurre quest'ultima puntata. E con noi saranno presenti AltreDB, Calista Divine e Under Ovok. E abbiamo subito il primo gruppo da intervistare, Calista Divine. Ciao, ragazzi. Ciao. Visto che fate pezzi tutti strumentali, come mai questa scelta? A dire la verità è una scelta che stiamo cambiando ormai da qualche mese, perché nel nuovo album, con i nuovi pezzi dei quali uno faremo anche stasera, nel nuovo album ci sono pezzi con voce, con inserti di voce. E il fatto di fare canzoni strumentali ci avvicina magari al fatto di fare canzoni per colonne sonore. Io quando ho ascoltato... Noi siamo estremamente visual come progetto, nel senso le nostre canzoni ci rimandano sempre a un contesto visivo, è il presupposto di quello che facciamo fondamentalmente. E, sicuramente in futuro abbiamo già considerato il fattore visual proprio, anche nell'aspetto live magari. Sì, esatto, soprattutto nell'aspetto live, di riuscire a portare una scenografia magari visiva abbastanza colpisce, insomma, abbastanza presente. E voi suonate insieme da quanti anni? Due anni ormai. E state lavorando a un demo, mi anticipavate? Stiamo registrando un nuovo disco da 4-5 mesi ormai. Esatto. Abbiamo scritto tre pezzi, sono abbastanza dilatati, quindi nel senso non sono pezzi di 2-3 minuti. E stiamo cercando delle nuove sonorità che ci rappresentano ancora meglio per creare un disco completo, quindi che abbia molti ambienti diversi il più possibile. Quindi abbiamo usato lievemente dell'elettronica, come in Toscana abbiamo iniziato a mettere qualche parte vocale che diciamo completa secondo me il nostro suono al 100%. Ok, e tu sei chitarrista, giusto? Sì. E volevo chiederti qual è il macchinino più interessante che ti porti appresso durante i concerti? Noi siamo tutti e due chitarristi, usiamo tutti e due un sacco di delay e di riverberi, semplicemente per creare un'amalgama ancora più interessante, quindi ovviamente per noi sono fondamentali, semplicemente dal fatto che... del genere, sì. Direi che un post rock senza... sono abbastanza necessarie, sì, diciamo, solo per quello, non è tanto il pedale in sé, è proprio il gusto nel suonare le parti che abbiamo, che richiedono ovviamente una coda a volte, uno spazio. Esatto. Io stesso bassista, che non si sanno, i bassisti di solito non usano troppi effetti, io ho bestemmiato e uso parecchi effetti. Il batterista usa dei bellissimi pedali. E quindi niente. Mi tocca usare anche a me questi aggeggi infernali, per forza. E avete prossimamente delle date, altri live in giro per finale di un contest? Ce n'è uno importante, diciamo, verrà annunciato, credo, a breve, nel senso che è uno dei live più importanti che abbiamo mai affrontato, come se non il più importante. Quindi il nostro desiderio è riuscire a scrivere ora questo disco completamente. Non è ancora ufficiale. Non è ancora, sì, cioè, diciamo è da pubblicare, quindi non è giusto che lo diciamo noi, nel senso, quindi lo devono pubblicare, nel senso che è una data veramente importante che noi ci metteremo tutto per dare il massimo. Ok, okay, vabbè, vi ringraziamo, vi facciamo in bocca al lupo per stasera, per il concerto. Credo. E ci lasciamo con Conflicts on Bere di Calista Divine. Ciao.
siamo tornati qua insieme agli Ovok, scusate, per la seconda intervista di oggi. Under Ovok, che salutiamo, ciao. 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 Da quanto tempo suonate insieme? Prima domanda. Un anno. So che state lavorando a un demo. Sì, abbiamo iniziato a registrare, che sarà un mese. Un vero e proprio demo, diciamo che più lo registriamo meglio è. Cioè, abbiamo trovato un posto dove riusciamo a registrare per bene quello che vogliamo, a quando abbiamo del tempo più che altro. Sì. Iniziamo a fare dei pezzi, poi quello che viene fuori, almeno da fare un demo sicuro. Okay. Poi se ne vengono fuori di più strada facendo, tanto meno. E come avete intenzione poi di proporlo questo demo? Attraverso quali canali? No, non è un canale, mano a mano. Ah, mano a mano. Vabbè, per cominciare... Qualcuno finirà in macchina di una cabriolet. Sì, sì, esatto. Poi magari quando saliamo su in macchina con qualcuno, oh senti, c'ho sto gruppo qua che è forte. Che mi è caduto dal cielo proprio. No, un'altra domanda che mi sorgeva era l'origine del nome. Ovok è l'associazione del covo. Ok, ok. Il locale di Bologna. E praticamente in poche parole io ero al covo a guardare un concerto. E avevo chiesto a lui se veniva anche lui a guardare il concerto. Invece lui ha deciso di non venire, mandandomi un messaggio e dicendomi no, non vengo, sono Under Ovok. Ah, visto? Perché ero nel bar lì sotto e ho detto sono Under Ovok. Ah, da lì è nato, io ho letto Under Ovok e ho detto bene, adesso facciamo un gruppo che si chiama Under Ovok. È una storia interessante, sì. Ne ho sentite parecchie nell'arco di questo mese, questa parte è interessante. Sì. No, volevo sapere, state girando comunque un po' in giro con dei concerti? Ma concerti... questa è l'ultima data che abbiamo in programma. Dopo andrete in ferie? Sì, precisamente. Okay. L'ultima data che abbiamo è adesso stiamo cercando di registrare qualcosa, quindi non ci stiamo tanto soffermando sulle... Sui live e niente, adesso se magari capita qualcosa sicuramente noi ci siamo. E c'è stata invece in passato una data che ricordate con particolare piacere, un concerto che vi è rimasto nel cuore? Sì, abbiamo aperto gli Strokes. Quante volte? Sempre. No, a parte... No, abbiamo suonato 2 mesi fa, no. Un mesetto e mezzo fa che abbiamo vinto un contest in Romagna. Sì. E noi diciamo che siamo al limite. Cioè, sì. Insomma, e sentite molto questa. Sì, esatto, sul confine, perché noi proprio abbiamo il fiume che separa l'Emilia dalla Romagna. Ma siete più in Emilia qui in Romagna? Noi, cioè, geograficamente siamo in Emilia. Ok. Però molte persone si credono romagnoli. Okay. Quindi siamo un po' bastardi dentro. E niente, abbiamo vinto questo contest a San Patrizio Rock. E c'è invece un posto in Emilia o in Romagna in cui piacerebbe suonare un locale, un evento? Si chiama Under Ovok. Ovviamente la domanda era scontata. Under, no? Under Ovok. Anche Under Ovok. Anche Under Ovok. Anche nel barettino va bene. No, vabbè, vi ringraziamo della chiacchierata. Vi auguriamo in bocca al lupo per stasera. Ciao. We'll be right back.
La canzone che avete appena ascoltato era We Love December dei Under Ovok. E adesso passiamo agli altri DB. Ciao ragazzi. Ciao. Voi siete in 5? Sì. E suonate da quanti anni insieme? Ma noi quattro da 5 anni, 5-6 anni forse. State prima mi sono fatto un po' a raccontare cosa state facendo in questo periodo. So che state lavorando a secondo A. Credo si chiamerà sport. Davvero? Davvero. Ma quindi c'è un motivo dietro? Sì, perché parla di. Perché parla di esperienze. Mi da piangere. Non so. No, di esperienze di sport minori. Ah. Parla di sport minori, diciamo. Cioè, e di sportivi minori. Visto che voi siete gli altri di B. Anche, sì, è vero. Parla di sport minori. Parla di scacchi, parlerà di tennis, parlerà di sherpa, parlerà di. Sono comunque cose. Sport che non è che abbiano avuto una gran manipolazione nelle canzoni. Non lo so, però parlerà di sport. Non hanno avuto un gran trattamento minori, appunto. Quindi è giusto che qualcuno le porti alla ribalta. Esatto. Dopo il vostro disco probabilmente non saranno più minori. Visto no, il successo esatto. Non saranno neanche più sport, forse. Saranno sport che magari verranno inserite alle prossime Olimpiadi. Alle prossime Olimpiadi. Speriamo, gli scacchi. No, vabbè, scherzi a parte, avete date in programma? Sì. Abbiamo. Sì. Cinque. No, abbiamo. Sì, no, domani sera Vicenza. No. Vicenza? Sì. A suonare dove? Ah, in una festa, c'è una festa dell'Easy Rock si chiama. Ah. Festival della Madonna. un festival carino. E venerdì al Vicolo Bolognetti e il 10 di agosto a Palermo. Quindi state girando parecchio. Sì, sono le ultime quattro, adesso le abbiamo fatte a Palermo a Ipsy Grock, un festival carino. Sono dei bei gruppi. No, quello è davvero carino. Okay. E comunque la mamma di Alba. E ultima domanda, come avete intenzione di promuovere il disco attraverso vari canali? Lato non siamo molto pronti. No. Live, bravo. Il passaparola funziona sempre. Il passaparola alla fine sì. Vieni a parlare. Se qualcuno 10 minuti fa dovevi arrivare. Se qualcuno sono arrivati tardi, non possono più salire sul palco. Hanno chiuso le transenne. Bisogna parlare sempre dei fenomeni lì, ma salutiamoli. Sono arrivati tutto il tempo. Gli sboroni. Vabbè, niente, grazie di tutto, grazie mille. Salutiamo invece voi. Sono contentissimi di essere di nuovo qua. Vi ringraziamo dell'intervista. Bello, grazie, ciao. E vi salutiamo, di ascoltare la canzone Roland Garros. Appunto, che acoustic version. La versione acustica di quella che sarà nel disco. Sì. E ancora in bocca al lupo per il concerto. Crepi. Ciao. Ce l'abbiamo molto bisogno, grazie.
have changed compared to the best times. How incredible and cynical it sounds. First you're facing Jim Curry, then teenagers and gonzos. His backhand was too much for Roger Ross. And he tried his last chance to see him with Polo and Chopin. He was 20 years now, he's married and White Sox. They still turn you red. 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 They still turn you red.